Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi, il canale è Maxi Milk in collaborazione con le Tigri di Roma, ragazzi, che sono sempre io. E in questo video vi parlerò del Tuning Event, l'evento che sto cercando di organizzare, sempre che riusciremo a raggiungere questi 50 iscritti a questo evento. Allora, come si svolgerà questo evento? Allora, la finale avrà luogo il 10 dicembre con orario ancora da stabilire, e anche le sessioni avranno luogo con data e ora da stabilire. Allora, adesso vi spiego bene più o meno che cosa intendo. Allora, nel senso che se siamo 50 partecipanti, io creerò 5 sessioni in cui saremo, perché io non parteciperò, farò il giurato, il giudice. Quindi in queste sessioni ci saranno 10 auto che gareggeranno, intendo per il tuning, non in gare e altre cose. 10 auto che parteciperanno, più 6 giurati che valuteranno queste auto, l'originalità delle auto, delle modifiche e del colore. Da queste sessioni usciranno solamente 2 vincitori della sessione, che andranno a concludere una o più sessioni alla fine, nel senso che comunque ci sarà una finale, e quindi andremo a a selezionare chi andrà in finale. In finale arriveranno solamente 10 auto. Tra queste 10 auto solamente 6 verranno selezionate, 4 verranno scartate, e queste 6 si contenderanno il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto posto. Ma quelli che vinceranno realmente sono il primo, il secondo e il terzo posto. Il quarto, il quinto e il sesto riceveranno dei premi di consolazione, non regalo account moddati, non regalo RP, non regalo soldi, lobby moddate e cazzate varie, perché non è da me farlo. E ci saranno dei regali reali, ragazzi, reali intendo comunque dei piccoli gadget, anche perché sono io che vado a finanziare l'evento. Non è che voglio fare il tirchio, però comunque c'è un'iniziativa che sto sponsorizzando io, diciamo, che sto cercando di fare, e quindi spero che voi apprezziate. Certo, non vi regalo una caramella, però non vi posso regalare neanche una PlayStation 4. Se avrei voluto l'avrei fatto volentieri, però purtroppo non si può fare. Quindi i regali che comunque riceveranno dal primo al sesto posto sono dei regali, dei piccoli gadget, come potrebbero essere, non so, un cappellino con il logo di GTA, una maglietta o altre cose. Insomma, io adesso sto facendo degli esempi, comunque sia sono dei piccoli gadget, non sono chissà che. Spero che voi comunque apprezziate questa cosa, anche perché sarà un regalino simbolico che io comunque mi occuperò personalmente di spedire a casa di chiunque andrà in finale, o comunque di chi vincerà, insomma, questo evento. E non dovrete pagare nulla, non dovrete pagare spese di spedizione, non dovrete pagare nulla. Questo è regalo in pratica, ragazzi. E dopo, in seguito, metterò anche le foto di che cosa andrò a regalare, questo lo pubblicherò sulla pagina dell'evento. Allora, io mi raccomando a tutti voi di seguire la pagina dell'evento, perché io pubblico delle notizie inerenti all'evento, e quindi è inutile che alcune persone stanno lì a domandarmi: posso partecipare con la Zentorno? No, non puoi partecipare con la Zentorno. O mi dicono: ah, ma io uso la Turismo. No, non puoi usare la Turismo. Ma se io vengo con... No, ragazzi, allora, nella pagina dell'evento c'è scritto chiaramente che non sono ammesse auto di lusso, quindi è inutile che alcuni continuano a chiedermi: posso partecipare con questa o con quell'auto. Auto di lusso non sono ammesse, perché comunque se venite a partecipare in 50 persone, tutti quanti con la Zentorno, tutti con la Zentorno alla stessa maniera, io che cosa valuto, ragazzi? Invece l'originalità dell'evento sta nel comunque avere delle macchine diverse. Non so, io vengo con la Penumbra, tu vieni con la Sultan, quell'altro viene con l'Accan, vabbè, l'Accan, insomma, che cazzo dico, neanche c'è l'H, però vabbè, la Mini, per capirci.
insomma, l'originalità sta in questo, ragazzi. Quindi comunque sia, l'evento è bello per quello. Qui non si parla di potenza, non si parla di correre, quindi non c'è problema di chi corre di più o di chi corre di meno. Può essere anche una bagnarola che va a pedali, però magari è bella da vedere, quindi può gareggiare, insomma, non è quello il problema. Allora, come ho già detto, mi piacerebbe un po' di collaborazione da parte di tutti. Non vorrei creare casini in queste sessioni, non vorrei che si creassero casini in queste sessioni, anche perché lo dico da prima, chiunque creerà casino nella sessione verrà espulso immediatamente sia dalla sessione che dall'evento, anche perché non voglio che state lì, vi state a sparare, magari qualcuno c'ha qualcosa con qualcun altro, non mi interessa. In questo evento, ragazzi, venite con i fiori, venite, non venite con le armi. Voglio sperare, insomma, che tutti collaboriate, e non voglio sentire insulti, non voglio sentire nulla di tutto ciò durante l'evento, anche per questo verrete espulsi. Quindi esigo un comportamento esemplare da persone coerenti e civili, solo questo esigo, non esigo altro. Spero che non sia una richiesta insormontabile, anche perché penso che sia una cosa abbastanza semplice da fare, no? E quieto vivere. E quindi nulla, ragazzi, questo è l'evento. Mi sembra di aver spiegato che comunque la finale ci sarà tot giorno, mi sembra anche di aver detto approssimativamente dei premi, insomma penso di aver detto tutto. Poi se avete domande, comunque, che non siano inerenti a macchine o altre cose, ovviamente, me le potete fare, non c'è problema. Io sarò pronto a rispondere a tutti voi. Comunque continuate a seguire la pagina dell'evento, e ricordo, anche per chi volesse fare il giurato, il giudice, ci sono ancora dei posti per poter fare il giudice, quindi se qualcuno ha voglia di partecipare e fare il giudice, me lo faccia sapere. Per quanto riguarda le date delle lobby, ancora non si sa nulla, perché dobbiamo raggiungere il numero per poter fare questo evento. Se raggiungeremo il numero, io nei giorni seguenti pubblicherò le date. Ragazzi, per questo video è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video. Ciao a tutti.